Ieri l'evento Turismo Esperienziale, organizzato dal Consorzio Cilento di Qualità, tenutosi al Centro Sociale Polifunzionale di Marina di Camerota, è stato un confronto tra gli imprenditori turistici del Basso Cilento e le istituzioni, un bilancio più che positivo, dicono soddisfatti gli organizzatori. C'erano la Regione Campania, i comuni di Camerota, Centola e Pisciotta, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il FLAG, i Porti di Velia e il GAL Casacastra. A rappresentare la Regione, l'assessore al turismo Felice Casucci, al mattino ha incontrato a porte chiuse, insieme al presidente del consorzio Sandro Legato e al vicepresidente Pierluigi Troccoli, gli imprenditori per discutere dello sviluppo turistico del territorio e della programmazione di azioni concrete per istituire una rete sinergica di collaborazione e cooperazione. Dopo l'incontro si è tenuto il convegno aperto a tutti. Tantissimi gli imprenditori che hanno preso parte all'evento, in cui si è parlato di turismo a 360 gradi, in particolare di turismo esperienziale che si fonda sull'interazione del turista con il territorio. Nella seconda parte della giornata, poi, un evento dedicato ai fornitori del consorzio che hanno presentato agli imprenditori cilentani le novità e le promozioni in vista della prossima stagione turistica. Poi ancora un momento di confronto tra fornitori, consorziati e affiliati con la presentazione della piattaforma cloud dedicata alla digitalizzazione dei processi interni per il consorzio Cilento di Qualità e infine la presentazione del progetto del FLAG I Porti di Velia e un confronto tra pescatori, ristoratori e imprenditori turistici.